sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. In amicizia con Daniele Rossi durante la partita. Questo è Marci. Hai ragione. No, Marcello. Lo stesso, non sono interessato. Panchina, luci rosse. Ma tipo, mi chiudi? Chiudete la porta. Ma Marci, vai là. Panchina, luci rosse. Chiudete l'area di Sergio Moro. Aspetta, tutto sudato. Dove la lascia la signora? Chi lo dice? Ci sei, si metti qua. Magari anche con... Andiamo che ragazzi mi aspettano che dobbiamo andare in piazza, dai. In piazza? Vai. Iniziamo con le domande per Mr. Foschi. Prima di noi è silenzio. Ciao. È vero? È successo. Non succede, ma è successo stavolta. Quindi... Io il primo giorno che sono arrivato qua, ma è un po' da tempo, questa cosa la voglio dire, e per me era una cosa, secondo me è quasi impossibile che si avverasse, no? Che era quella, da quando ho giocato qua ho sempre detto che quando ho cominciato a fare l'allenatore, potete chiedere a Valerio Gorbetta, che è il mio, il giornalista storico, diciamo, della provincia, di quando giocavo qua, e che siamo rimasti sempre in contatto. Ho sempre detto che diciamo che una delle cose che mi sono sempre detto dentro è che un giorno mi sarebbe piaciuto venire a Lecco per fare qualcosa di importante. Sono sincero, non pensavo così importante. Quando sono arrivato il primo giorno io non ho avuto paura, o perlomeno ho percepito, paura è una parola grossa, però ho percepito quello scetticismo da parte vostra, non nei miei confronti, ma nei confronti di una squadra che secondo me poteva far bene. Noi chiaramente l'abbiamo fatto non bene, questa cosa è qualcosa di fantastico, è qualcosa che è giusto che vada nella storia, è giusto raccontarla ai propri nipoti e ai propri figli, perché noi non eravamo la squadra più forte, però io, il mio staff, quello che ho detto ieri, tutti quelli che ho ringraziato e tutti quelli, la società che hanno partecipato con me, siamo stati dei grandi, semplicemente perché noi non eravamo i più forti, ma siamo stati più bravi, e questo è giusto rimarcarle. Oggi ha vinto la squadra più brava, non ha vinto la squadra più forte, perché la squadra più forte ci ha spaventato, come è successo all'andata. La squadra più brava ha vinto con merito, giocando a calcio, non attaccandosi agli specchi, non attaccandosi a niente, e non voglio tornare sulle polemiche, ma semplicemente perché poi io ai miei ragazzi non dico, non parlo mai degli arbitri, non parlo mai dei politici, no, ascoltiamo musica, ci guardiamo in faccia, ci comportiamo da amici, da uomini, forse da, non da genitore, ma da fratello maggiore, e cerco di entrare io nella loro testa, non cerco di far entrare loro nella mia, sarei un presuntuoso da morire, e questa cosa non va bene, siccome non penso di essere presuntuoso, un po' ambizioso, perché come è giusto che sia per chi fa il mio mestiere, perché io il primo giorno che sono arrivato qua, i ragazzi gli ho detto, io voglio diventare l'allenatore della nazionale, che è il punto più alto del calcio. La consapevolezza mi dice che magari non ci arriverò mai, però la voglia di arrivarci mi permette di credere in tutto quello che faccio con grande entusiasmo e grande forza, e la fortuna ha voluto che questi ragazzi mi hanno seguito come io ho seguito loro. Prima ho seguito gli uomini, io mi sono fidato degli uomini. Questi ragazzi, prima di essere calciatori, hanno dimostrato di essere degli uomini, e io mi sono fidato ciecamente di loro come uomini, e mi hanno ripagato, non solo me, hanno ripagato una città intera, un pubblico fantastico, una città che mai e poi mai sognava di ritornare in Serie B dopo 50 anni. E quindi tutte queste cose oggi le abbiamo messe insieme. Abbiamo ribaltato una partita, non ci siamo accontentati di fare il punticino perché ci bastava, no, siamo andati a vincerla. Ma era quello che ripetevo in questi giorni a questi ragazzi. Noi siamo nati per vincere, questo gruppo è nato per vincere, e anche oggi ha dimostrato che il secondo tempo non si è accontentato dell'1-1, perché loro non hanno mai tirato in porta se non in una circostanza, quando eravamo sul 2-1.
ma abbiamo, permettetemi, oggi abbiamo stravinto. E quindi io do grande merito a questi ragazzi, perché veramente non ci sono degli aggettivi per definirli. E poi do grande merito a tutti quelli che sono stati con me, perché se le cose vanno bene, se io riesco a entrare nella testa dei giocatori, il merito è di Malgrati, di Alessio, l'allenatore dei portieri, Locatelli, dei due preparatori atletici, del match analisi, che è tutto il mio staff. Ma il merito va anche ai due segretari, che con i biglietti sono diventati matti. Va a tutti, va proprio a tutti, al presidente, che comunque dopo 6 anni ha preso questa squadra, credo in eccellenza, e l'ha portata in Serie B. Ma cosa gli vogliamo dire? Perché è un po' folcloristico, ma pazienza, credetemi, ho trovato presidenti che stavano zitti, ma erano moralmente decisamente peggiori, ma molto peggiori. Almeno questo vi posso assicurare, che ha un'umanità che non traspare, ma ce l'ha, e che comunque a modo suo esterna la passione che prova per questa squadra, per tutto quello, malgrado magari continua a lamentarsi che non ha aiuti, tutto quello che volete. Però signori, tanto di cappello, ha portato la squadra in Serie B, quindi chapeau. E commissario, ho una domanda che non avevo mai fatto. Sono stato logorroico, sì. Ditemi. No, ascolti la domanda che le faccio adesso. Lo faccio per riposarmi. Io le chiedo, quel che voglio. Le chiedo assolutamente un momento preciso, uno solo preciso della sua permanenza lì. Quando ha cominciato, si è svegliato una mattina o non ha dormito la notte, visto che ha lo stesso problema, e si è detto, cavoli, posso andare in Serie B. Non c'è stato un momento. C'è stato, secondo me c'è stato un susseguirsi di situazioni che passavano da delle vittorie a certe sconfitte. Secondo me a un certo punto abbiamo avuto la consapevolezza che il campionato non si poteva vincere, però si poteva arrivare in una posizione di classifica dove magari a questi playoff noi potevamo dar fastidio a qualcuno. E il fatto che ci sono stati tanti momenti che passavano da vittorie, ma sono passate anche attraverso delle sconfitte, quindi ci sono tanti piccoli momenti, e ogni momento mi dava un pezzettino, mi dava delle certezze che magari più che a me la dava ai ragazzi, e queste certezze pian piano è quello che ho detto a questi playoff, ho detto prendiamo un pezzettino di buono, un pezzettino di tutto quello dove siamo cresciuti, mettiamolo qui, prendiamo un altro pezzettino di tutta la stagione, tutti questi pezzettini dobbiamo mettere lì e andare a fare i playoff, dobbiamo spenderli, dobbiamo consumarli, e dentro queste cose noi ci dobbiamo mettere ancora qualcosa che possa farci crescere. Io credo che il pareggio in casa con l'Ancona ci abbia dato un margine di crescita altissimo e di consapevolezza, perché non ci siamo abbattuti con la sconfitta in casa col Pordenone, e con grande personalità siamo andati a Pordenone a fare 3 gol, non uno, e la stessa cosa abbiamo fatto col Cesena sul 2-0 sembrava finita, anzi abbiamo rischiato di prendere il 3-0, però questi ragazzi sono stati lì e hanno cercato di rimanere in vita, di rimanere nella partita, ma consapevoli che tanto quella dopo noi ce la saremmo andati a giocare. Siamo riusciti con il capitano a fare un 2-1 che ci ha tenuto in partita, e la partita dopo siamo stati protagonisti come prestazione, l'abbiamo vinta con merito. La fortuna di vincere ai calci di rigore, sono sicuro che ci vuole della fortuna, altrimenti chi vince i campionati deve avere un pizzico di fortuna, la deve avere. Però mi sento di dire che è una minima parte, noi quest'anno siamo stati bravi. E non siamo, in molti ci dicevano durante la stagione, siete dei miracolati, state lì per caso. A me fa piacere, io sono contento. Quelli che stanno lì per caso erano miracolati, però sono andati in Serie B. Quindi tanto rispetto per questa gente, perché quando poi si vince non si è dei miracolati. Una partita la vinci perché sei miracolati.
alla 47esima partita. Oggi abbiamo fatto la 47esima partita. Io credo che bisogna dire grazie e bisogna dire bravi a chi è riuscito, non a me, ma a questi ragazzi, a questo gruppo eccezionale. Matteo, quella questione alla fine non sai cosa dire. No, anche perché sono la prima Matteo, persona, ti voglio bene. Sono la prima persona che ti ho visto quando è finita la partita, quindi. Ero tranquillo. Sì, sì. Molto sereno. No, allora sicuramente quanto tempo vi date per festeggiare, ok, uno o due giorni, però poi alla fine i tempi sono abbastanza stretti quando si arriva alla fine. Sì, ma i tempi adesso ci sono. Ma i tempi per cosa? Perché inizio non si sa se rimane. Esatto. I tempi per capire cosa dovete fare. Ma credo che adesso i tempi sono. Non credo che. Penso che non ci siano problemi, comunque credo che io, il mio staff, tutti quanti ci fermeremo un attimo, due o tre giorni, dopodiché è chiaro che parleremo con la società avrà tante cose da fare, ma non credo che si faccia fatica a trovare un accordo, perché sono sincero, io adesso, io la B me la voglio giocare, signore, e quindi un po' perché la B è la B, ma soprattutto perché me la gioca Lecco, signori, permettetemi. Ma io, poi c'è la domenica libera. Io non so, io sono un romano che ormai vive da 40 anni a Reggio Emilia, ma dopo oggi mi sento un po' lecchese, perché è una squadra da dove ho giocato e dove l'ho sempre avuta nel cuore, un po' il contatto, il rapporto che ho avuto con i tifosi quando giocavo qui e che è rimasto. Oggi in campo c'erano delle persone grandi che erano a Sassari quando io giocavo nella Torres, ai quali io ho pagato il viaggio di ritorno perché non sapevano come tornare da Sassari a Olbia. Io sinceramente neanche me lo ricordavo, non so neanche quanto ho speso, ma oggi mi sento di dire io grazie a loro, perché l'hanno ricordato e questa cosa mi riempie di orgoglio. Hai fatto vedere qualcosa sotto la curva e ce l'ho da 30 anni. Certo. Non ti dico di spogliarmi, però. No, nudo! Era semplicemente un cuore ai bruceletti. A 4-30 anni. Assolutamente sì. Primo pensiero magari è Mi sono seduto, c'era Mattia che mi fotografava, mi sono messo in pose. E dove vado in ferie? Mi è capitato, non è la prima volta che vinco un campionato, e tutte le volte che mi capita, anche a Novara, Alessandro, tutte le volte che mi capita di vincere un campionato, io mi siedo e mi godo la gioia dei miei ragazzi in mezzo al campo con gli ultras. E sono stato, credo, 2-3 minuti, Mattia, non so, seduto al mio posto in panchina a godere, perché solo guardando e osservando quello che sta succedendo forse ti puoi veramente rendere conto di quello che siamo riusciti a fare. E quindi il mio spirito di osservazione è sempre tanto, e anche in quella circostanza me l'ero preparata, ma perché sapevo di fare così. Ho detto alla televisione, a Sky, ho detto che quest'anno mi ero promesso di fare due cose importanti. La prima era quella di andare in Serie B, l'altra di dimagrire. La cosa più facile l'ho fatta. Ecco, visto che ci siamo, cominciamo con le critiche in ottica Serie B. Sì. Probabilmente avete giocato il peggior primo tempo delle ultime 10 partite. Vale. Come mai? Sono d'accordo, avevamo un macigno sulle spalle che ce lo siamo tolti dopo 30 minuti. Ma poi non c'è stata storia, sono sincero. Il secondo tempo ci hanno mattina in parte, dai, di cosa parliamo? Sì, è vero, ma sappiamo benissimo che poi alla fine, quando tutta questa gente era dentro lo stadio, non gliene fregava niente della partita. Alla fine non vedevano loro che fischiava la fine e che Lecco era andato in Serie B, così è successo. Quindi tutto sommato è vero, abbiamo fatto la più brutta mezz'ora dei playoff. Però poi abbiamo fatto un'ora molto bella, dove abbiamo giocato contro la squadra che ci ha messo in difficoltà, per carità, però abbiamo fatto 3 gol, potevamo farne un altro, cioè alla fine un'ora contro 30, se mettiamo anche la partita d'andata, io credo che fra le due ce lo siamo meritato tutto, con tutto il rispetto che ho per il Foggia, per tutti i tifosi che, sono sincero, anche oggi sono stati eccezionali, parlano, vengono, fanno casino, alla fine sono venuti qui, fatto il tifo per la loro squadra. Non ho sentito neanche grandi insulti, sono sincero, quindi
a me fa arrabbiare che noi viviamo in un paese dove ci preoccupiamo sempre delle cose che non succedono. Diamoci una calmata tutti, preoccupiamoci di quello che succede, non di quello che non succede o che succederà. Se succede, poi dopo, per carità, va bene essere preparati, però accanirsi o fare certe cose secondo me non ha proprio senso. Rimane una pagina di sport importante dove tutte e due le tifoserie sono state grandiose, sia all'andata che al ritorno. Quindi con tutto il rispetto di chi si è lamentato, io dico grazie anche al Foggia e al comportamento dei suoi tifosi, perché sono stati grandi all'andata, perché non si sentiva la mia voce neanche a un centimetro, quindi hanno veramente accompagnato la propria squadra alla ricerca di una vittoria. E la stessa cosa hanno fatto i nostri oggi, quindi, ma magari tutte le partite fossero con queste tifoserie che tutto sommato ci hanno regalato solo degli incitamenti, la voglia di vincere, la voce grossa. Quindi oggi ha vinto lo sport, perché oggi ha vinto il Lecco in campo, ma hanno vinto i tifosi in tribuna, ma hanno vinto anche quelli del Foggia, nemmeno permettetemelo. Quindi è stata una bella giornata di sport. Davide, sì. Sono finiti i tabù. Beh, mister, 2 minuti fa è entrata dalla finestra Foschi's on fire. Comunque, quanto ha contato l'ambiente. Cos'è entrato Foschi's on fire? Foschi's on fire, il coro che si cantava già a dicembre, lo ricordo. Ma quanto ha contato l'ambiente intorno all'Ecco quest'anno per far sì che si potessero vincere il playoff? No, l'ambiente è stato fantastico, non c'è mai stato un attimo al di là che le cose sono andate quasi sempre bene. C'è stato un momento in cui addirittura eravamo passati proprio all'opposto, cioè eravamo convinti di vincerlo, nel momento in cui abbiamo fatto un paio di risultati negativi e poi ci hanno anche insultato, tirate fuori le palle, ma capisco, nel senso, in quel momento noi ci siamo anche rimasti male, non è quello, però non l'hanno mai fatto, cioè veramente non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno in qualsiasi circostanza. Ad Ancona ci hanno messo 18 ore per arrivare giù, cioè è stato, noi ce ne abbiamo messi 15, non è che ci abbiamo messo tanto di meno per colpa della riunione. Quindi sono sincero, hanno rimato tutti dalla stessa parte, ma quando si ottengono questi risultati è normale che tutti facciano una minima parte in positivo, altrimenti diventa complicato. Fate un applauso al mio secondo, però, perché secondo me... il vice primario, il presidente lo chiama vice primario. Visto che stasera c'è chi ricorderà magari il papà che lo portava allo stadio ai tempi della B, no? Magari il nonno, ricorderà ricordi belli, insomma, della propria storia, no? Della propria famiglia, potrà riportare suo figlio in Serie B come faceva suo padre con lui. Insomma, tu fai parte ormai di questa storia lecchese, no? Come ci si sente a far parte della storia di questa città? Cioè, non è che capita tutti i giorni di entrare nella storia di una società di calcio. Io, quello che ho detto prima, tutti quanti noi oggi entriamo nella storia di questa società di calcio. È entrato nello spogliatoio, finita la partita, è entrato nello spogliatoio una persona che è la storia dell'Ecco Calcio e che era l'allenatore che avevo qui quando io giocavo, Antonio Pasinato, che mi ha abbracciato e gli ho solo detto che lui è stato l'ultimo ad aver giocato in questa categoria, e adesso finalmente dopo 50 anni si ritrova a venire allo stadio il sabato per poter vedere di nuovo questa categoria. Quindi io credo che i bambini, ce n'era una marea in mezzo al campo, se lo ricorderanno finché saranno adulti. Mi auguro per loro di vivere tante emozioni come quelle che hanno vissuto oggi e in futuro, però sì, entrare nella storia non è facile. Quest'anno noi ci siamo riusciti con tantissimi sacrifici, con tante sfaccettature, tante cose che sarebbe anche difficile e non è neanche giusto esternare. Sono cose, però sono tutte cose meravigliose che veramente faccio fatica a trovare le parole, non ci sono degli aggettivi, quindi che i bambini si godino questo momento con i propri genitori e che l'anno prossimo possano venire allo stadio a vedere le partite di Serie B. Chi è? Posso
chiudere con una battuta, non è una domanda. Visto mi ha dato l'aggancio di On Fire, Delio Rossi ha detto che sia andata che ritorni i primi 7 minuti l'Eco non è entrato in campo. Certo, si vede che peccato che le partite durano 90 minuti, 7 minuti sono un po' pochi, onestamente. Lasciamo stare, ma di cosa parliamo? Chiude la roba Franco Lepore, che è stato diciamo l'uomo in più per noi in questo doppio confronto. E stasera la rivincita, perché ho visto come l'hanno trattato quando in conferenza stampa a Foggia aveva espresso il suo parere su quel rigore che non è stato dato. I giornalisti di Foggia l'hanno veramente, stata una roba. Parliamo del nulla, mi credete? Parliamo del nulla. Lepore ha fatto 2 gol oggi, uno l'ha fatta all'andata e fanno 3. Parliamo di un giocatore che anche oggi ha dimostrato. Mi sembra che domani faccia 22 anni, se non sbaglio. 23 secondo, perché lui è un 2000 secondo semestre. Quindi una volta si diceva così. Fino a luglio era il primo semestre, da luglio in avanti è il secondo semestre. No, ma non lasciamo stare. Ha vinto la squadra, ha vinto il gruppo, che con Lepore secondo me ha preso per mano in questi playoff questa squadra, come era giusto che sia, solo lui. Lui, i giudici, i grandi hanno preso per mano i ragazzi e i ragazzi ci hanno trascinato, quindi credo che è stato bravo, è stato eccezionale, ce ne siamo resi conto, ma credo che bisogna dare merito, io do merito anche a chi non l'ha mai giocato, sono sincero, perché durante gli allenamenti ci hanno permesso di tenere alta l'asticella, solo così puoi presentarti alle partite in modo egregio, pronto e preparato. Se chi non gioca si allena male, anche chi gioca si allena male, la domenica non arrivi giusto. Invece è grazie soprattutto a loro che sono stati pazienti, sono stati lì e ci hanno permesso di fare le cose. Allora la diretta è questa. Grazie. Avete vinto! Un secondo. Ti rompo. Ok, iniziamo. Aspetta, dai Pippo. Andata. Ok, iniziamo. Prova uno, prova due, prova. Stampa di Luca. C'è. Vai Marcello Villani, silenzio gli altri. Dai, esordisci tu Marcello. Pensavi da Lecchese di poter regalare una gioia del genere ai lecchesi? Quando però? Dipende. Anche all'inizio dei playoff, perché no? Ma all'inizio dei playoff sì, ti dico la verità, sì. Cioè, più che pensarlo. Ci speravamo e ci credevamo, nel senso dicevamo vabbè, siamo ai playoff, non abbiamo nulla da perdere, siamo partiti con altre ambizioni, quindi giochiamocela, sempre cercando di dare il massimo, però anche con totale serenità, e questo unito al fatto che siamo veramente un gruppo straordinario, penso l'abbia fatto la differenza. Sì, nella tua carriera questa è la vittoria più importante. È l'unica, quindi sì, direi proprio di sì. Però vale come 3-4 vittorie forse. Vale doppio, triplo, quarto. Sì. Oggi non mi viene di tanta fantasia, ti faccio una domanda che ho fatto al tuo allenatore, però mi devi dare una risposta da capitano, cioè una data precisa, non è vero. C'è stato un momento preciso in cui hai detto cavoli, possiamo andare veramente seguito. Durante la struttura, stagione regolare, ma forse. Non so, forse anche durante il campionato, prima di Trento, forse che poi lì c'è stata quella partita che è andata male, però lì ci siamo detti, siamo lì, che bella, non l'avevo più vista. Mettila sul tavolo giù. No, prima, forse sì, prima di... Trento, però lì e poi abbiamo detto dove ci sono le partite decisive, i scontri diretti e ce la possiamo fare, ma inteso ovviamente come promozione diretta, poi vabbè, andata come sappiamo, però poi nei playoff non puoi capire e dire ok sì andiamo in Serie B, non puoi, fino all'ultimo non puoi, è impossibile. In campo quando hai capito? Oggi.
oggi quando mi ha fatto il gol. Davide, tu hai voluto rimanere a Lecco, tornare a Lecco dopo quei sei mesi con tutto il cuore, e sei il capitano che ha conquistato la promozione storica dopo 50 anni. Che emozione è personale per te questa? È indescrivibile. Indescrivibile perché vabbè, intanto non ci credevo onestamente quando sono tornato, cioè l'anno scorso, inizio anno. E poi no, descrive perché io vivo qua, vivrò per sempre qua, penso. E questo veramente il massimo che potevo chiedere dal calcio, questo secondo me. Non c'è altro. Grazie. Prego. Sì. Luca, tornerai a giocare la B dopo aver dato a giocare la Monza? Che effetto che fa? No. No, questo purtroppo no. Una cazzata muta tutti. Fa niente, esordiente però. La stagione che ho esordito in cena è andata molto bene, quindi speriamo di ripeterci. Ti senti pronto per la categoria? Sì, mi sento pronto. Ci sentiamo pronti. Poi adesso non ci pensiamo, se è il 18 di giugno, abbiamo iniziato il 15 luglio. 46 partite. 7 ha detto il mister. 47. E vai a lavorare in ferie. Questa è la 47. Dovrei andare in ferie un attimo. Chiude Federico. Sì. Si può dire che l'apporto del capitano si sia fatto sentire ovviamente per tutta la stagione, ma principalmente in quel gol in casa contro il Cesena che ha tenuto aperti i giochi. Quello forse è stato il momento in cui il segnale. Sì, ma forse sì, però penso che veramente quest'anno sia stata, poi si dice spesso, no, il gruppo fantastico, ma quest'anno veramente penso che si possa dire con certezza, il gruppo ha fatto veramente la differenza, ma il gruppo inteso come insieme, anche non solo gruppo squadra, anche colgo anche l'occasione per ringraziare tutti, anche la società che quest'anno è stata impeccabile secondo me. Poi tanti diranno le uscite del press va bene, ma perché lui è così e ci mette veramente una passione esagerata, ma anche lo staff tecnico, lo staff medico, i magazzinieri, la segreteria, è veramente stata la vittoria di tutti. Questo secondo me ha fatto la differenza. Grazie. Siete felici? Iniziamo. La faccio io la domanda. Ve l'aspettavate? No. Nemmeno noi. Partiamo sì. Con Fiorenzo, dai. È un anno che volevo fare l'intervista, due domande. La prima, come fa ad avere delle articolazioni così ben oliate a quasi 38 anni? E la seconda, come fa ad avere un fiato per correre 120 minuti sul campo di Cesena, andare con le lucidità e il coraggio per tirare, chiedere di tirare le regole decisive e poi segnare ancora, signore. Qual è il suo segreto? È genetica o lavoro? Ma io lavoro, faccio anche del lavoro extra campo, mi dedico al Pilates, faccio del Pilates, questo mi aiuta tantissimo ad essere comunque elastico e mi aiuta tanto. Curo l'alimentazione da sempre, ci tengo al mio fisico e ci tengo ad andare a 2000 in campo. Per me non deve mai mancare questo, ecco, nella mia vita, a prescindere dal calcio. Essere d'esempio poi per i più giovani è molto importante. Che promozione è questa? Questa è la sesta, la prima nei playoff. Mia moglie aveva detto, però siamo andati nei playoff che aspettavamo il turno nostro, mi diceva, amore, ti mancano solo i playoff. Sì. E quindi ti tocca. E così è stato. Un marone è andato però. Le ho detto, se succederà, succede, ti faccio un regalo. Mi è andata bene, dai. Dai. Bravo, è andata bene. Vai, Marcello. Grazie. Come si chiama la moglie? Claudia. Questo è il sesto comunque campionato. 5 come primo in classifica e questo è il primo playoff. E tre in Liga, no? Tre promozioni. Sì, dalla Cella B, sì. Allora,
Allora vai al vino che ci avete. Sì, Franco, com'è sentire l'affetto che si è creato intorno a te, non solo in queste ultime partite dei playoff, ma anche in buona parte del campionato? Cioè, tu lo avverti quando giochi a calcio, si sente, no? Quando tu hai la palla, fai certe azioni, senti che c'hai comunque un allure intorno di grande affetto. Ti aiuta? Sì, mi aiuta perché comunque mi fa molto molto piacere, e quindi noi siamo gli artefici in campo, no? Ma noi giochiamo per una maglia, per una squadra, per una città intera, per i nostri tifosi, e dobbiamo dare qualcosa a loro, ecco. Poi, come dico sempre, si può sbagliare un passaggio, un cross, un gol, ma l'atteggiamento non deve mancare mai, e l'attaccamento a quello che fai non deve mancare mai. E questo l'abbiamo tutti, anche i miei compagni hanno dimostrato. Sì, l'uomo dalle mille promozioni, questa rispetto alle altre immagino sia diversa, proprio perché il playoff e proprio perché ce l'aspettavamo in pochissimi. Sì, proprio per quello, perché è inaspettata, perché tutti ci davano per morti, a ogni partita dei playoff eravamo le vittime, che dovevamo perdere, che avevamo già perso, ma noi in silenzio, come dicevo ai miei compagni, noi dobbiamo fare i fatti, lasciamo parlare gli altri, è il campo che parla. E lo abbiamo dimostrato e l'abbiamo fatto. Questa è una promozione veramente, veramente bella e importante per uno che ad agosto fa 38 anni. Poi scusami, ma il terzo gol è una roba incredibile. Hai avuto la lucidità di saltare il portiere, ribadire di testa in porta. Insomma, cosa ti è scattato? Hai fatto una roba da... Beh, questo mi ha aiutato che quando ero ragazzino facevo l'attaccante. L'attaccante esterno, quindi il fiuto per il gol ce l'ho sempre avuto, quindi mi sono trovato lì, sembrava già che sapevo cosa fare, no? Quindi è andata bene. Allora, parto dalle parole del tuo amico Cosenza. 2 anni fa ti davano per finito, tuo fratello Cosenza, so che lo ritieni tra grande, me, l'ho raccontato grande, quando ci siamo grande visti uomo. Qualche settimana fa. E quindi... Com'è sentirsi dar per finito, come siete stati dati per morti oggi, e poi mettere la medaglietta al collo? È una soddisfazione grandissima. Abbiamo fatto parlare i fatti, ecco, non le chiacchiere. Le chiacchiere le abbiamo lasciate agli altri e abbiamo dimostrato che siamo comunque una squadra di uomini veri, di giocatori importanti, anche i più giovani. E quindi, per quanto riguarda me, io ho sempre lavorato in silenzio, l'ho fatto per me stesso, l'ho fatto per la mia famiglia, per mia mamma, che mi ha sempre sostenuto da quando ero un ragazzino, che a 10 anni ho perso il padre, quindi lei mi ha fatto da padre e da madre, quindi lei per me è un esempio, che non ha mai mollato e ci ha fatto sempre trovare la pasta pronta, quindi è il mio esempio di vita. Come si chiama mamma? Silvana. Sì, più o meno quello che volevo chiederti io. Dopo una carriera comunque sia ad alti livelli, c'è stato un periodo in cui non si credeva molto in te, cioè le squadre ovviamente, non i giornalisti, in cui magari hai frequentato più la Serie C che la Serie B. Bene, adesso com'è riprenderti la Serie B sul campo e da protagonista? Da permettere che sono in scadenza, quindi bisognerà parlare col presidente. Mi sembra scontato. Questo mi sono permesso. Nel calcio non si sa mai, l'abbiamo vista di tutti i colori negli anni, quindi ci dobbiamo, sì, ci godiamo questa festa, dai, al futuro poi ci pensiamo. Nell'arco della mia carriera sono stato un po' anche sfortunato, nel momento più bello, a 24 anni mi sono rotto la caviglia quando ero a Lecce, quando abbiamo vinto la Serie B. Quindi un po' lì, però non ho mollato mai, anche se in Serie C comunque delle grandissime soddisfazioni me le sono tolte, anche con la mia squadra del cuore, con il Lecce, di cui poi sono diventato anche il capitano, ho vinto anche un altro campionato lì a Lecce di Serie C, quindi per me è importante comunque, a prescindere dalla categoria, essere ricordato per l'uomo che sono e per il professionista che sono. Altre domande? Dopo un anno, che cosa ti ha dato l'Ecco? Mi ha dato tanto a livello di attaccamento, comunque i ragazzi della curva ci seguivano dappertutto, sotto la pioggia, sotto i diluvi, e quindi io anche i miei compagni, quando andavamo in trasferta, gli dicevo che dobbiamo dare tutto per loro, perché fanno dei sacrifici,
a venire a vederci, vorrebbero magari essere al nostro posto, ma non possono, siamo noi quelli che andiamo in campo, quindi regaliamogli delle soddisfazioni. Altre domande? Basta. Grazie. Grazie.